Buonasera ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Da un po' di tempo che non ci si vede, devo dire. Adesso, mentre andiamo a creare un nuovo mondo, adesso vi spiego tutto. Nel frattempo faccio queste cose qua perché almeno la parte noiosa iniziale di Minecraft ve la risparmio. Cioè, nel senso, la sfrutto per spiegarvi un po' come, perché ho deciso di portare Minecraft. Innanzitutto vediamo dove siamo spawnati. È una pianura, ci sono già delle pecore così, che bello, posso farmi il letto fin da subito, va bene, allora adesso aspetto che generi un po' i chunk. Ci sono principalmente tre cause, la prima è quella solita, ovvero quindi come sempre devo approfittare dei momenti in cui posso e registrare più video possibili, però non è sempre possibile, quindi per questo ci sono pochi video. Poi ci si è messa anche Nvidia che non vuole registrare video. Cioè nel senso di... vabbè, lasciamo perdere, ciao pecora. Comunque c'è anche, ci si è messa anche Nvidia che non vuole registrare per bene video. Perché adesso io ho un sacco di voglia di giocare a Minecraft ed è il motivo per cui lo sto portando sul canale. E adesso ci sono gli snapshot, come potete vedere stiamo nello snapshot 20v10a. Perché sta per uscire la 1.16 che è il Nether Update. E la cosa mi ispira un casino, quindi volevo provarlo e ho detto perché non portarlo su YouTube? Comunque è un gioco bello, è un gioco che piace a molti. Portiamolo su YouTube, però niente, Nvidia non aveva intenzione di registrarlo come si deve. Sia quello, cioè soprattutto Minecraft, ma anche altri giochi. Quindi ho dovuto abbandonare così Nvidia e spostarmi su OBS, visto che lo usano tutti, so che è un programma buono. E quindi ho detto, vabbè, spostiamoci su OBS. Il problema è che non è proprio un programma semplice come l'Nvidia Game Capture, no? O come si chiama, non ricordo. Comunque, è un pochettino più serio. E come tutti i programmi seri, vanno un minimo studiati e settati. Perché se tu apri OBS così com'è e puoi registrare un video, non hai altro che una bellissima schermata nera. Forse neanche l'audio, non lo so. Comunque, quindi ci è voluto un po' per capire come cazzo funzionava. Fortunatamente i primi passaggi mi hanno aiutato e poi un po' sono riuscito a capire da solo come andare avanti. Però mi ci è voluto un bel po' di tempo e qua si torna al punto di partenza, ovvero non ho tempo. Ed ecco perché è un bordello di tempo che non escono video. In teoria, insieme a questo video qua, poco dopo dovrebbe uscire anche un altro episodio dei tempi su Nürburgring, su Gran Turismo Sport. Che anche lì, cioè anche lì Gran Turismo mi odia a prescindere, cioè non è destino che io riesca a fare video fatti bene, perché tutti i tempi sul giro del Northlife sono andati tutti a fanculo, non ho capito perché, ha perso tutti i tempi. Non so se con l'ultimo aggiornamento, se per sbaglio l'ho cancellato io, anche se mi sembra strano, però, boh. Adesso io ci penso soltanto adesso, stavo parlando e mi sono completamente scordato, cioè non ci ho pensato che forse facendomi un'ascia avrei scavato queste alberi più velocemente. Facciamo una crafting table. Chi mi ha spinto là dietro? Mettiamo giù il crafting table, facciamo i primi... Che vuoi, pollo? Adesso ti ammazzo così ho anche un po' di pollo. Facciamo un piccone. Così andiamo subito subito a scavare un po' di roccia, visto che qua di lato c'è a vista. Oh, roccia, eccola qua. Rimettiamo qua da qualche parte il crafting table. E facciamo un po' di strumenti in pietra. Ecco qua. Da mangiare ce l'abbiamo. Diciamo che abbiamo un po' tutto quello che ci serve adesso come adesso. E quindi abbiamo già quello che ci serve. Ah, in realtà no. Perché forse una fornace non sarebbe una cattiva idea per cuocere le poche cose che abbiamo. Propongo di usare uno di questi per cuocere un po' di legno grezzo in modo da farci un po' di carbonella, visto che sinceramente non ho sbatti da andare a cercare del carbone in caverna. Bene, direi che 5 pezzi di carbonella bastano. Adesso usiamo innanzitutto il calore rimanente per cuocere un po' di carne e poi usiamo un altro di carbonella per cuocere le altre. Bene, ora che abbiamo anche da mangiare, direi di riprenderci tutto quanto e credo sia arrivato il momento di cercare un posto carino dove stabilirci. Perché su una pianura sinceramente non ci voglio di mettermi perché è abbastanza noioso come bioma. Quindi cerchiamo un posto un pochettino più carino. Cominciamo a partire e andare ad esplorare questo mondo e a farci male perché, oddio, questo era un sogno inquietante. Un'ape! E
E ora che sta diventando notte, propongo di scendere in caverna, forse. Allora, a voi non va ammazzo perché appunto, come dicevo, credo sia ora di andare in caverna. Dov'è sto zombie? Sento uno zombie. Cosa facciamo della nostra vita? Non lo so. Perché non ci sono biomi interessanti nelle vicinanze. Lì ci sono già degli scheletri. Lì c'è uno zombie. Direi che andiamo in caverna. Muori. Ok. Così affrontiamo la nostra prima notte al sotto, dove, beh, non dico sia più sicuro, però quasi. Bene, mi sono fatto delle torce. Come un cretino ho consumato tutta la carbonella che avevo, perché ho sbagliato a cliccare. Però fa niente. Scendiamo giù nelle profondità e passiamo questa prima notte a scavare. Carbone. Almeno recupero i pezzi di carbonella che ho sprecato facendo torce. Ora, ragazzi, io non ricordo minimamente quanto durano i cicli giorno-notte su Minecraft. Quindi io non ho idea di quando fuori tornerà ad essere giorno. Quindi direi che rimango qua sotto tipo un 5 minuti, diciamo più o meno. Dopodiché tornerò in superficie. Oh! Allora, questo probabilmente è il canyon che si vedeva da... Ma quello è ferro? Ottimo! Allora, vediamo un po' come posso prenderlo. Che qua cado sicuro. Lì c'è un altro. Che lusso. Aspetta. Come faccio? Direi con della terra. Ok, mi sono un po' tappato. Così sono al sicuro. E prendiamoci questo ferro, che sono esattamente tre. Quelli che potrebbero bastare per fare un piccone nel caso trovassi materiali più belli. Adesso, lì ce n'è ancora un po' di ferro. Non so se lo vedete voi. Io lo vedo. Andrò a prenderlo. Allora, direi che sotto i piedi non ci scaviamo. Anche se sono abbastanza sicuro che sarei comunque caduto su un altro blocco. E qua di ferro ce n'è un bel po'. Ah, ok, mi sembrava strano che il canyon finisse qua. Però direi che forse con questo piccolo bottiglio iniziale possiamo... Allora, prendiamo questo carbone perché all'inizio non fa mai male. Ok, carbone preso. Allora, io non sono capace di muovermi e stavo per ammazzarmi. Chiaro segnale che ora che ci ne abbiamo delle palle. E ancora no, la Madonna. È spawnato uno zombie e uno scheletro là. Mi sa che troveremo un'altra via d'uscita. Perché se vado ad affrontare lo scheletro adesso ci crepo sicuramente. Ma sapete cosa vi dico? Andiamo in faccia allo scheletro. Facciamolo fuori. Vieni qua. Dove sei? Dov'è? Non c'è più. Allora, fuori è ancora totalmente notte. Ho visto qualcosa, quindi sicuramente qua lo scheletro. Oh cazzo! Dai, vieni, vieni. Oh, ok. Figa che botto. Ah! Scheletro, scappa! Ah! Ci muoio. Via, fuggi. Mi sta ancora sparando lo stronzo. Credo che la mia tattica sia andata subito a farsi fottere. Ovvero quella di stare in caverna relativamente al sicuro. Perché comunque un po' di bottino l'abbiamo trovato. Però abbiamo già rischiato la morte. Ok, siamo scesi. Ho deciso di sfidare la fortuna. Ora, di carbone abbiamo 27 pezzi, quindi direi che quello che c'è qua lo prendiamo. No, mi si è rotto il piccone. Oh cazzo, ho sentito uno zombie. Dove sei? Cretino, eccolo là. Si è fatto male da solo con la lava al coglione, ma tanto non può salire. O meglio, ma in realtà potrebbe salire, quindi facciamo così. Ecco.
Così sicuramente non può salire. Allora, ora fuori dovrebbe essere giorno, dai. Non può essere ancora notte. Allora, vedo luce. Vedo luce. Ed è giorno. Ciao, scheletro. Ragno? Tu non mi segui, vero, visto che è giorno? Oh, bene. Buongiorno. Oh, fuck. Via, ciao. Sì, non mi hai preso. Schiappa. Allora, col mio infallibile senso dell'orientamento, non so da dove siamo arrivati. Però so che la Birch Forest era davanti a noi, quindi andrò in quella direzione lì. E nel frattempo, ammazzo il pollo. Bene ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. So di non aver fatto assolutamente nulla di utile, ma è anche vero che non gioco a Minecraft da tipo anni, tanti anni. Ho perso abitudine, cioè non ho più l'abitudine, non sono più abituato. Io vi invito a mettere mi piace se il video vi è piaciuto. E niente ragazzi, iscrivetevi se volete vedere altri video. È un gioco rilassante, è un bel gioco. Uno dei miei giochi preferiti non riguardanti auto, quindi ho pensato fosse bello portarlo. Niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella. Intanto io cerco un posto carino dove piazzare casa.